Alle Pump in the Morning. Ciao, benvenuti a speciale Guerre Puniche 2, Climate Change Wars nel Mediterraneo 2050. Spero che vi sia piaciuta questa nuova sigla che fa d'apertura a questa serie di episodi di podcasting destinati a fornire brevi pillole sulle ragioni dell'esistenza e detonazione delle Climate Change Wars nel Mediterraneo 2050. Buon ascolto! Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Climate Change Wars, le guerre del cambiamento climatico nel Mediterraneo 2050. In questo episodio andremo a dare un po' di numeri circa i prossimi 30-40 anni per i decenni 2020, 2030, 2040, 2050, mescolando negli scenari varie cause di detonazione di Guerre Puniche 2. Questo è importante perché si permette di dare una visione, diciamo, globale sugli impatti per avere, diciamo, degli scenari numerici quantitativi per dare un'occhiata praticamente a che cosa ci sta per cadere in testa. Una cosa importante da tenere presente è che tutti questi modelli che offriranno un quantitativo degli scenari quantitativi poggiano sul fatto che dopo il 2050 i danni da cambiamento climatico continueranno ad espandersi in modo esponenziale. Non è quindi plausibile immaginare una recovery economica simile a quello che accadde dopo la Seconda Guerra Mondiale, dato che serviranno circa 1000 anni, più o meno, dai 1000 ai 600 anni, alla natura per riassorbire i livelli di gas serra entro i dati pre-rivoluzione industriale, sempre ammesso che la Terra non cada in un contesto di hot house Earth. Non sono cose da poco perché ovviamente sono, diciamo, considerazioni piuttosto apocalittiche. Allora, da quello che poi si vedrà nei modelli che io vi starò e negli scenari quantitativi che vi starò dettagliatamente a evidenziare, è che è molto probabile che il PIL e la produttività italiana nei prossimi decenni siano calanti. Ergo, l'interesse generale italiano è quello di rastrellare ed espellere gli immigrati clandestini e negare l'ingresso agli immigrati clandestini e migranti economici, per evitare che il reddito pro capite collassi a causa di stranieri che non sono italiani e non sono europei. Valori troppo bassi di reddito pro capite per un'alta popolazione residente nella penisola italica sarà sinonimo sicuramente di invasioni e guerre, pulizie etniche, epidemie e quant'altro. Inoltre c'è da considerare una serie di altri fattori che pesano in modo piuttosto pesante. È evidente che la Repubblica Italiana, così per come noi oggi la conosciamo, non ci arriverà mai viva e vegeta al 2050, perché quando la moneta cinese prenderà il cambio variabile, entrerà in conflitto con le altre monete del mondo: dollaro, euro, yen, rupia indiana, rublo, rial saudita e quant'altro. Ci saranno tempeste finanziarie, anche solo per i banali effetti relativi a un riequilibrio fisiologico finanziario nella diversificazione dei portafogli, con impatti apocalittici dal punto di vista valutario e finanziario. Inoltre è altrettanto chiaro che l'attuale forma istituzionale della penisola italiana andrà finanziariamente in pezzi, molti decenni prima del 2050 ed ancora prima della detonazione delle Guerre Puniche 2. Basta osservare i modelli che io poi vi inizierò ad evidenziare la stratosferica risalita del coefficiente debito PIL.
Ora, le proiezioni sono fornite come scenari di sfondo quantitativo per osservare fuse assieme le dinamiche economiche, finanziarie, demografiche, crisi ambientali e guerre, in termini di impatti sulla dinamica del PIL pro capite, ma non hanno ovviamente nessuna presunzione di futura precisa calcolabilità, dato che l'economia è una scienza esatta solo entro i 365 giorni. Andiamo a discutere rapidamente del primo modello, che è relativo praticamente all'universo atteso in catastrofe ultravioletta. Piccola premessa: l'universo atteso è una specificazione del contesto del Mediterraneo e attualmente, rispetto all'analisi sul senso di marcia della storia, assai improbabile da raggiungere, mentre lo scenario della catastrofe ultravioletta è il macro scenario di sfondo in relazione al contesto dello stato del mondo. Quindi andiamo a valutare le condizioni al contesto in questo primo modello. Saggio di crescita di lungo periodo del debito pubblico italiano più 2% annuo. Ipotesi della popolazione italiana in H con 0, 59,7 milioni nel 2020, 59,1 milioni nel 2030, 58 milioni nel 2040, 56,5 milioni nel 2050. Ipotesi H con 1, popolazione italiana crescente al ratio di ius soli 5 anni, ossia il 50% del flusso decennale della pressione subsahariana, stimata con la propensione minima migratoria, equivalente quindi a più 46,9 milioni di immigrati nel 2020, più 112,5 milioni di immigrati nel 2030, più 262,5 milioni di immigrati nel 2040, più 500 milioni di immigrati nel 2050. Il contesto della catastrofe ultravioletta se ne è già discusso nelle puntate precedenti, è uno scenario dinamico e competitivo, dove la riconversione energetica è tentata dal primo mondo. Tuttavia il secondo mondo e il terzo mondo non seguono gli sforzi del primo mondo, per cui le emissioni di gas ad effetto serra continuano a salire. Ed in questo scenario i problemi del cambiamento climatico proverrebbero dagli stock di gas ad effetto serra già emessi, quanto da quelli emessi massicciamente per le attività antropiche dal secondo e terzo mondo, mentre sarebbero ininfluenti le questioni del scioglimento dei nitrati di metano con meccanismi di positive feedback in Siberia. Il riallineamento dei prezzi sui mercati delle commodities, materie prime, energia, acqua dolce, terra fertile e quant'altro, è crescente e progressivo nel tempo e tale da essere concausa di forte e critica competitività nel mondo. Vi invio ovviamente al link presente nella descrizione per poter raggiungere rapidamente la bloggata dove trovate tutte queste condizioni e molto altro in modo più dettagliato. Allora, per stimare gli impatti di tale scenario sull'Italia, ho scelto la serie con un saggio di crescita reale del PIL italiano annuo con trend calante. Più 0,1% annuo del decennio 2020, meno 1% annuo nel decennio 2030, meno 3% annuo nel decennio 2040, meno 7% annuo nel decennio 2050. Dal 2030 in modo stabile il Polo Nord Ice Free in estate-autunno causerà una cascata di tipping point climatici. L'unica fonte di energia per l'Italia resterà l'importazione di metano dalla Russia e la produzione di biogas. Danni da cambiamento climatico e scarsità, con levata di Cartago, con flashpoint decennali ed invasione della penisola italica al 2050. Stimano appunto la serie con impatti negativi severi sul PIL. Da ricordare che dopo il 2050 i danni da cambiamento climatico continueranno ad espandersi
in modo esponenziale. Non è quindi plausibile immaginare un recovery economico simile agli anni 50 e agli anni 60, dato che serviranno circa 1000 anni alla natura per riassorbere i livelli di gas serra entro i dati pre-rivoluzione industriale, sempre ammesso che la Terra non cada in un contesto hot house Earth. Andiamo quindi a discutere brevemente, in sintesi decennale, degli impatti in termini di reddito pro capite a seconda dei vari contesti. Nel decennio 2020, se l'Italia continuasse ad avere un PIL in crescita di lungo periodo del più 0,1% annuo, mentre il debito pubblico italiano continuasse a crescere del 2% annuo, alla fine del decennio 2020 il quoziente debito PIL Italia sarebbe intorno al 161%. La popolazione italiana in H+0 sarebbe di 59,7 milioni, con un reddito pro capite annuo di 32.145 euro, mentre con ius soli a 5 anni la popolazione italiana sarebbe di 106,6 milioni, con un reddito pro capite annuo di 18.000 euro annui. Se invece nel 2020 vi fosse l'attuale legge che concede la cittadinanza a 10 anni, la popolazione italiana sarebbe di 69,1 milioni con un reddito pro capite annuo di 27.773. Nel decennio 2030, se l'Italia continuasse ad avere un PIL in decrescita di lungo periodo del meno 1% annuo, mentre il debito pubblico italiano continuasse a crescere del più 2% annuo, alla fine del decennio 2030 il quoziente debito PIL Italia sarebbe intorno al più 216%, mentre la popolazione italiana in H+0 sarebbe di 59,1 milioni, con un reddito pro capite annuo di 29.367 euro, mentre con ius soli a 5 anni la popolazione italiana sarebbe di 171,6 milioni, con un reddito pro capite annuo di 10.114 euro annui. Se invece nel 2030 vi fosse l'attuale legge che concede la cittadinanza a 10 anni, la popolazione italiana sarebbe di 81,6 milioni, con un reddito pro capite annuo di 21.269. Nel decennio 2040, se l'Italia continuasse ad avere un PIL in decrescita di lungo periodo del meno 3% annuo, mentre il debito pubblico italiano continuasse a crescere del più 2% annuo, alla fine del decennio 2040 il quoziente debito PIL Italia sarebbe intorno al più 358%, mentre la popolazione italiana in H+0 sarebbe di 58 milioni, con un reddito pro capite annuo di 22.067 euro, mentre con ius soli a 5 anni la popolazione italiana sarebbe di 320,5 milioni, con un reddito pro capite annuo di 3.993 euro annui. Se invece nel 2040 vi fosse l'attuale legge che concede la cittadinanza italiana a 10 anni, la popolazione italiana sarebbe di 110,5 milioni, con un reddito pro capite annuo di 11.582 euro, ovviamente annui. Giungiamo al decennio 2050. Se l'Italia continuasse ad avere un PIL in decrescita di lungo periodo del meno 7% annuo a causa del cambiamento climatico e guerre puniche 2, mentre il debito pubblico italiano continuasse a crescere del più 2% annuo, alla fine del decennio 2050 il quoziente debito PIL Italia sarebbe esploso al valore di 901%. Mentre la popolazione italiana in H+0 sarebbe di 56,5 milioni, con un reddito pro capite annuo di 10.963 euro annui, mentre con ius soli a 5 anni la popolazione italiana sarebbe di 556,5 milioni di persone, con un reddito pro capite annuo di 1.113 euro annui. Se invece nel 2050 vi fosse l'attuale legge che concede la cittadinanza a 10 anni,
La popolazione italiana sarebbe di 176,5 milioni, con un reddito pro capite annuo di 3.510 euro annui. Ora, da questi dati che potete osservare dal grafico, si evince chiaramente che meno siamo in Italia, meglio staremo, dato che il PIL è destinato a collassare per danni da cambiamento climatico causati da crescita del livello del mare tra più 1 metro e 90 centimetri, medi cane e trombe marine. Il destino dell'Italia è quello di trasformarsi in un luogo arido tanto quanto l'Egitto. Ne consegue che ci sarà un calo inevitabile e non mitigabile del PIL. Quindi, oltre al fatto che la bomba demografica africana, esplodendo nel nord-est Africa, poi giungerà in modo inesorabile a lambire anche l'Italia, dato che è geograficamente in mezzo al Mediterraneo. Se osservate chiaramente gli scenari quantitativi, si capisce chiaramente che l'attuale legge a 10 anni della cittadinanza, che dà il 10% del flusso di un decennio, quanto peggio che mai lo Ius Soli con cittadinanza italiana a 5 anni, che comporta il 50% del flusso di un decennio, non sono soluzioni che sono adeguate a gestire la bomba demografica africana, che è stata stimata con i valori minimi di propensione. Andiamo a commentare invece adesso il secondo modello, relativo all'universo atteso, in un contesto di scenario di surrogazione inerziale esplosiva. Anche qui, ho posto il saggio di crescita di lungo periodo del debito pubblico italiano al più 2% annuo. Le ipotesi della dinamica della popolazione italiana sono identiche al caso precedente, quindi ipotesi H con 0, 59,7 milioni nel 2020, 59,1 milioni nel 2030, 58 milioni nel 2040, 56,5 milioni nel 2050. Ipotesi H con 1, popolazione italiana crescente al ratio di Ius Soli 5 anni, pari al 50% del flusso decennale della pressione subsahariana, stimata con la propensione minima migratoria, più 46,9 milioni di immigrati nel 2020, più 112,5 milioni di immigrati nel 2030, più 262,5 milioni di immigrati nel decennio 2040, più 500 milioni di immigrati nel 2050. La surrogazione inerziale esplosiva se ne è già discusso nelle puntate precedenti, uno scenario dinamico e competitivo, dove la necessità di una riconversione energetica planetaria è traslata nella falsa innovazione dei carburanti sintetici derivati dal carbone, con bassissima emissione di gas serra, che però non sono la soluzione, in quanto a livello aggregato i gas ad effetto serra per attività antropiche crescerebbero, a causa del fatto che primo mondo, secondo mondo, terzo mondo, tutti si metterebbero a produrre e bruciare carburanti sintetici. In questo scenario, i problemi di climate change proverrebbero dagli stock di gas ad effetto serra già emessi dalle attività antropiche attuali, quanto dallo scioglimento degli idrati di metano in Siberia, con meccanismi di positive feedback. Il riallineamento dei prezzi sulle commodities, materie prime, energia, acqua dolce, terre fertili e quant'altro, è crescente e progressivo nel tempo, e tale da essere concausa di forte e critica competitività nel mondo. Situazione drammatica non sminata dalla cessione dei brevetti sui carburanti sintetici dal primo al secondo mondo e al terzo mondo. Per stimare gli impatti di tale scenario sull'Italia, ho scelto la serie con un saggio di crescita reale del PIL italiano anno con trend calante, più 0,1% annuo nel decennio 2020, meno 0,1% annuo nel decennio 2030, meno 0,3% annuo nel decennio 2040, meno 7% annuo nel decennio 2050, a causa di danni da cambiamento climatico, scarsità di cibo, acqua dolce, materie prime, semilavorati, fonti di energia e quant'altro, e guerre puniche due che detonano in modo reiterato per 10 anni dal 2050. La serie storica, come si può notare, è più viscosa, in quanto la presenza abbondante di carburanti sintetici, per
permette di mitigare i danni da cambiamento climatico e scarsità, ma non evita la detonazione di guerre puniche due, con flashpoint decennali di invasione italica nel decennio 2050. Ricordo, come nel modello precedente, che dopo il 2050 i danni da cambiamento climatico continueranno ad espandersi in modo esponenziale. Non è quindi plausibile immaginare un recovery economico simile a quello dopo la Seconda Guerra Mondiale, per intenderci gli anni d'oro del 1950-1960, dato che serviranno oltre 1.000 anni alla natura per riassorbire i livelli di gas serra entro i dati pre-rivoluzione industriale, sempre ammesso che la Terra non cada poi in un contesto di hot house Earth. Di conseguenza, dopo il 2050, i danni da cambiamento climatico continueranno ad esserci, non li ho conteggiati nella serie perché mi sono limitato, diciamo, a valutare gli scenari entro il 2050, ma oltre il 2050 non è che poi ci saranno rose e fiori, anzi, tutt'altro. Le cose andranno ancora peggio di quanto andranno a finire nel periodo da qui al 2050. Andiamo a vedere in dettaglio nel decennio 2020 se l'Italia continuasse ad avere un PIL in crescita di lungo periodo del più 0,1% annuo, mentre il debito pubblico italiano continuasse a crescere del più 2% annuo. Alla fine del decennio 2020 il quoziente debito PIL Italia sarebbe intorno al 161%, la popolazione italiana in H con 0 sarebbe di 59,7 milioni, con un reddito pro capite annuo di 32.145 euro, mentre con ius soli a 5 anni la popolazione italiana sarebbe di 106,6 milioni di persone, con un reddito pro capite annuo di 18.000 euro. Se invece nel 2020 vi fosse l'attuale legge, che concede come oggi la cittadinanza a 10 anni, la popolazione italiana sarebbe a 69,1 milioni di persone con un reddito pro capite annuo di 27.773. Nel decennio 2030, se l'Italia continuasse ad avere un PIL in decrescita di lungo periodo del meno 0,1% annuo, mentre il debito pubblico italiano continuasse a crescere del più 2% annuo, alla fine del decennio 2030 il quoziente debito PIL Italia sarebbe intorno al 198%, mentre la popolazione italiana in H con 0 sarebbe di 59,1 milioni, con un reddito pro capite annuo di 32.149 euro. Mentre con ius soli, con 5 anni, la popolazione italiana sarebbe di 171,6 milioni, con un reddito pro capite di 11.072 euro annui. Se invece nel 2030 vi fosse l'attuale legge che concede la cittadinanza a 10 anni, la popolazione italiana sarebbe di 81,6 milioni, con un reddito di persone, con un reddito pro capite annuo di 23.284 euro. Nel decennio 2040, se l'Italia continuasse ad avere un PIL in decrescita di lungo periodo del meno 0,3% annuo, mentre il debito pubblico italiano continuasse a crescere del più 2% annuo, alla fine del decennio 2040 il quoziente debito PIL Italia sarebbe intorno al 248%, mentre la popolazione italiana in H con 0 sarebbe di 58 milioni, con un reddito pro capite annuo di 31.789 euro. Mentre con ius soli a 5 anni la popolazione italiana sarebbe di 320,5 milioni, con un reddito pro capite di 5.753 euro annui. Se invece nel 2040 vi fosse l'attuale legge che concede la cittadinanza a 10 anni, la popolazione italiana sarebbe pari a 110,5 milioni, con un reddito pro capite annuo di 16.685. Nel decennio 2050, se l'Italia continuasse ad avere un PIL in decrescita di lungo periodo del meno 7% annuo a causa del cambiamento climatico e di guerre puniche due, mentre il debito pubblico italiano continuasse a crescere del più 2% annuo, alla fine del decennio 2050 il quoziente debito PIL Italia sarebbe intorno al 625%, mentre la popolazione italiana in H con 0 sarebbe di 56,5 milioni, con un reddito pro capite annuo di 15.794 euro, mentre con ius soli a 5 anni la popolazione italiana sarebbe di 556,5 milioni di persone, con un reddito pro capite annuo di 1.603 euro annui. Se invece nel 2050
vi fosse l'attuale legge che concede la cittadinanza a 10 anni, la popolazione italiana sarebbe di 176,5 milioni, con un reddito pro capite annuo di 5.056. Ora, anche a questo modello si evince che, nonostante la decrescita sia un po' più viscosa rispetto alla caduta dell'ipotesi precedente, anche in questo caso in Italia meno siamo e meglio staremo. Arriviamo quindi a discutere all'ultimo modello in relazione allo scenario e a quello relativo al falso ritorno dell'età dell'oro dentro, considerando un universo atteso. Anche qui abbiamo un saggio di crescita di lungo periodo del debito pubblico annuo del più 2%, mentre abbiamo che sempre l'ipotesi H0 della dinamica della popolazione italiana che rimane la stessa, quindi non la sto a ripetere perché sono la stessa di quelli dell'ipotesi H0 del trend calante, mentre nell'ipotesi H1 la popolazione italiana è crescente al ratio di ius soli di 5 anni, sia pari al più 50% del flusso decennale con pressione subsahariana, stimata con la propensione minima migratoria, più 46,9 milioni di immigrati nel 2020, più 112,5 milioni di immigrati nel 2030, più 262,5 milioni di immigrati nel 2040, più 500 milioni di immigrati nel 2050. Contesto del falso ritorno dell'età dell'oro, ne abbiamo già discusso nelle puntate precedenti, uno scenario dove la necessità di una riconversione energetica planetaria è bloccata dall'inerzia energetica dello shale oil gas e dalla finanza, che non riscontra sui prezzi del petrolio e delle terre ed acqua i disastri della terza guerra mondiale e degli effetti del cambiamento climatico, per cui il riallineamento dei prezzi delle commodities energetiche è nullo, e poi diventa istantaneo e brusco, tale da essere un elemento di scontro in un mondo ormai molto competitivo. In questo scenario, i problemi di cambiamento climatico proverrebbero dagli stock dei gas ad effetto serra già emessi dalle attività antropiche, quanto dallo scioglimento degli idrati di metano in Siberia con positive feedback. Per stimare gli impatti di tale scenario sull'Italia, ho scelto una serie con un saggio di crescita reale del PIL italiano annuo con trend calante, più 0,1% annuo nel decennio 2020, meno 0,3% annuo nel decennio 2030, meno 1,5% annuo nel decennio 2040, un meno 70% secco nell'anno del 2050 a causa di danni da cambiamento climatico, scarsità di cibo, acqua dolce, materie prime, guerre e materie prime, semilavorati, fonti di energia e soprattutto la detonazione di guerre puniche che detonano in modo unico al 2050. L'abbandono dello shale gas oil importato dal 2030 causa in Italia una crisi energetica, una drastica crisi economica pluriennale per danni da cambiamento climatico, poi un evento bellico con una caduta di PIL simile a quello che avvenne durante la Seconda Guerra Mondiale. Ricordo, come nei modelli precedenti, che dopo il 2050 i danni da cambiamento climatico continueranno ad espandersi in modo esponenziale. Non è quindi plausibile immaginare una recovery economica simile a quella avvenuta dopo la Seconda Guerra Mondiale nel 1950-1960, dato che serviranno circa 1.000 anni alla natura per riassorbire i livelli di gas serra entro i dati pre-rivoluzione industriale, sempre ammesso che la Terra non cada in un contesto di Hot House Earth. Anche qui vi invito ad andare a cliccare sulla bloggata che trovate in fondo in descrizione per rendervi conto dei parametri che sono stati calcolati nel foglio elettronico. Andiamo quindi a discutere rapidamente i vari decenni. Nel decennio 2020, se l'Italia continuasse ad avere un PIL in crescita di lungo periodo del più 0,1% annuo, mentre il debito pubblico italiano continuasse a crescere del più 2% annuo, alla fine del decennio 2020 il quoziente debito PIL Italia sarebbe intorno al 161%. La popolazione italiana in H0 sarebbe di 59,7 milioni con un reddito pro capite annuo di 32.145, mentre con i soli 5 anni la popolazione italiana sarebbe di 106,6 milioni con un reddito pro capite annuo di 18.000 euro,
Se invece nel 2020 vi fosse l'attuale legge che concede la cittadinanza a 10 anni, la popolazione italiana sarebbe di 69,1 milioni con un reddito per capite annuo di 27.773. Nel decennio 2030, se l'Italia continuasse ad avere un PIL in decrescita di lungo periodo del meno 0,3% annuo, mentre il debito pubblico italiano continuasse a crescere del più 2% annuo, alla fine del decennio 2030 il quoziente debito-PIL Italia sarebbe intorno al 202%, mentre la popolazione italiana in H0 sarebbe di 59,1 milioni, con un reddito pro capite annuo di 31.511, mentre con un soli 5 anni la popolazione italiana sarebbe di 171,6 milioni, con un reddito pro capite di 10.852 euro annui. Se invece nel 2030 vi fosse l'attuale legge che concede la cittadinanza a 10 anni, la popolazione italiana sarebbe di 81,6 milioni, con un reddito pro capite annuo di 22.822. Nel decennio 2040, se l'Italia continuasse ad avere un PIL in decrescita di lungo periodo del meno 1,5% annuo, mentre il debito pubblico italiano continuasse a crescere del 2% annuo, alla fine del decennio 2040 il quoziente debito-PIL Italia sarebbe intorno al 286%, mentre la popolazione italiana in H0 sarebbe di 58 milioni con un reddito pro capite di 27.605 euro, mentre con ius soli a 5 anni la popolazione italiana sarebbe di 320,5 milioni con un reddito pro capite di 4.996 euro annui. Se invece nel 2040 vi fosse l'attuale legge che concede la cittadinanza a 10 anni, la popolazione italiana sarebbe di 110,5 milioni con un reddito pro capite annuo di 14.489 euro. Nel 2050, se l'Italia continuasse ad avere un PIL in decrescita del meno 70% annuo a causa del cambiamento climatico e guerre puniche 2 detonate in modo unico al 2050, mentre il debito pubblico italiano continuasse a crescere del 2% annuo, alla fine del 2050 il quoziente debito-PIL in Italia sarebbe intorno al 1.162%, mentre la popolazione italiana in H0 sarebbe sempre di 56,5 milioni, con un reddito pro capite annuo di 8.501 euro, mentre con ius soli a 5 anni la popolazione italiana sarebbe di 556,5 milioni, con un reddito pro capite di 863 euro annui. Se invece nel 2050 vi fosse l'attuale legge che concede la cittadinanza a 10 anni, la popolazione italiana sarebbe di 176,5 milioni, con un reddito pro capite annuo di 2.721 euro. E da queste semplici simulazioni è evidente che è molto probabile che il PIL e la produttività italiana nei prossimi decenni saranno calanti, ergo l'interesse generale italiano è rastrellare ed espellere gli immigrati clandestini e negare l'ingresso agli immigrati clandestini e ai migranti economici per evitare che il reddito pro capite collassi a causa di stranieri che non sono italiani, non sono europei. Valori troppo bassi di reddito pro capite con un'alta popolazione residente nella penisola italica è sinonimo di invasioni e guerre, pulizie etniche, epidemie e quant'altro vi possiate immaginare di orrendo. A me pare evidente che, però, osservando le dinamiche del quoziente debito-PIL, la Repubblica Italiana, così per come noi oggi la conosciamo, non ci arriverà mai viva e vegeta al 2050. Perché quando la moneta cinese prenderà il cambio variabile, entrando in conflitto con le altre monete, il dollaro, l'euro, lo yen, la rupia indiana, il rublo, il rial saudita e quant'altro, ci saranno tempeste finanziarie, anche in modo banale solo per cause di riequilibrio finanziario dovute nella diversificazione dei portafogli. Chiaro quindi che nell'attuale forma istituzionale la penisola italiana andrà finanziariamente in pezzi, molti decenni prima del 2050, ancora prima della detonazione di guerre puniche 2, quindi osservando la stratosferica risalita del coefficiente del debito PIL, è evidente che noi non raggiungeremo mai questi valori stratosferici, perché lo Stato fallirà prima, quindi ci sarà un default, oppure ci sarà una perdita dell'uso della moneta con un ritorno alla lira e una trasformazione della moneta in carta straccia.
Ora, le proiezioni sono fornite come scenari di fondo per osservare fuse assieme le dinamiche economiche, finanziarie, demografiche, crisi ambientali e guerre, in termini di dinamica di PIL pro capite, ma ricordate bene che non hanno nessuna presunzione di futura precisa calcolabilità. Questo perché l'economia è una scienza certa entro i 365 giorni, oltre no. Siamo giunti alla fine di questo episodio. Ora, se siete giunti fino a questo punto, in questa registrazione, siete ancora vivi e non siete morti in terra con la lingua di fuori, la morale della favola è questa. Non fidatevi dei partiti politici che, ragionando del futuro, ignorano la bomba demografica africana, ignorano i cambiamenti climatici e non tengono di conto il fatto che nei decenni a venire il PIL e la produttività italiana saranno calanti. Guardatevi dai pontificati che negano l'esistenza della bomba demografica africana e negano che la bomba demografica africana, quindi la sovrappopolazione in Africa, si legherà in modo insolubile ai danni da cambiamento climatico in Africa, creando per gli europei una serie di contesti esplosivi che non saranno risolvibili. Guardatevi dai pontificati che negano tutto questo e che vi raccontano la favola che il futuro porterà pace e prosperità, perché come si è visto fino adesso non è assolutamente così.